Giornata di chiusura della 62esima mostra internazionale della ceramica di Castellamonte con un evento, la sesta edizione di Cammin Arte e la quarta edizione della festa del volontariato. Sì, grazie di essere qua. Ultimo giorno di mostra, ricco di iniziative. È da questa mattina che siamo in piazza a montare stand. Sono presenti tutte le associazioni di Castellamonte. Sono contento e fiero di poterlo dire. Sia quelle socioassistenziali, sia quelle sportive. Sono presenti in piazza con stand dove parlano delle loro attività, dove possono far provare le loro attività al pubblico. E per tutto il giorno faranno delle dimostrazioni. In particolare nel pomeriggio sono proprio in calendario esibizioni di ballo, di sport. Quindi c'è l'imbarazzo della scelta per cosa si potrebbe anche decidere di fare nel tempo libero. E poi c'è la Cammin Arte, che ormai è un evento, un appuntamento fisso per la chiusura della mostra della ceramica. Tantissimi gli iscritti, il percorso è quello dell'altro anno e in questo caso ringraziamo davvero tutti gli sponsor, sono tantissimi, non li potrei nominare tutti quanti, che hanno contribuito e all'organizzazione della camminata e ai doni, ai premi per tutte le varie categorie. Ci tengo poi a specificare che quest'anno l'edizione della giornata del volontariato è dedicata alla memoria di Matteo Gallo, che non è stato solo volontario di Croce Rossa, ma è stato volontario dell'Associazione Nazionale Carabinieri e ultimamente si era anche iscritto, aveva terminato il corso per diventare vigile del fuoco volontario. Purtroppo è scomparso tragicamente nemmeno un mese fa e quest'anno sia io sia tutta l'amministrazione comunale ritenevamo doveroso dedicare questa giornata dedicata al volontariato cittadino alla sua memoria, insomma, perché ci mancherà e credo che rimarrà sempre nella memoria di tutti i volontari e di tutti i castellamontesi, perché in più volte si è dimostrato fondamentale per la riuscita delle iniziative della nostra città. Sesta edizione di Cammin Arte, organizzata dall'associazione Un Dono per Castellamonte, una camminata appunto, giunta alla sua sesta edizione con tantissima gente, 400 iscritti. Sì, anche quest'anno devo dire che la gente ci ha seguito, ha accolto il nostro invito a venire in piazza, a camminare, a stare insieme, perché oggi qui a Castellamonte hanno organizzato anche la giornata del volontariato, quindi tutte le associazioni di Castellamonte sono qua con noi e penso che avete avuto modo di vederle, ma tantissima gente è venuta a camminare, il percorso piace sempre a tutti, c'è un po' di campagna, ma c'è anche un po' di collina, una bella salita che col caldo che fa oggi penso che arriveranno qua belli assetati. Adesso dobbiamo preoccuparci di organizzare per il pranzo, per dargli da mangiare, cioè la pasta che il ristorante Jolly farà per noi e la distribuiremo. E tanti premi, anche quest'anno si è riusciti grazie ai commercianti di Castellamonte ad avere dei bei premi. Chiaro che chi viene a fare la camminata non viene per quello, ma l'obiettivo è comunque raccogliere un po' di soldi e darli alle associazioni. Quest'anno li daremo al canile di Caluso, la maggior parte, e una parte all'orto sociale a Semi, che ci aiuta sempre organizzando il punto colore, che è un po' l'elemento caratterizzante della nostra manifestazione.